Ciao ragazze, eccomi tornata con un nuovo video e oggi voglio mettervi a paragone due palette che sono secondo me due dupe perfette. Sto parlando della Naked Basics, che tutte quante conoscete, che è veramente secondo me una palettina essenziale da avere perché ti risolve tantissimi problemi. La Naked Basics, come sapete, è di Urban Decay, la potete trovare da Sephora e viene 29,50 euro. E al suo interno sono presenti 6 ombretti, tutte quante tonalità nude e tutte quante opache, tranne il primo che risulta essere leggermente più shimmer, e vanno appunto da quello più chiaro a quello più scuro. Una valida, validissima alternativa low cost la propone W7, che la potete trovare in tantissimi siti: Cosmetic for Less, Maquillaia, credo abbiano anche un loro sito ufficiale, magari vi lascio sotto qualche link. Ed è la palettina In The Mood, è praticamente identica, ha gli stessi identici colori. E come potete vedere, appunto, partono anche qui dal più chiaro al più scuro. Il primo è leggermente shimmer, gli altri sono tutti quanti opachi. Il pack di queste palettine, pur essendo molto economica perché viene solamente 3,50 euro, il prezzo che vi dico l'ho visto da Maquillaia. Pur essendo appunto molto economica, il pack è veramente resistentissimo, perché come sentite è in latta, quindi non è tipo i pack di Makeup Revolution che ad esempio per viaggiare non le porto praticamente mai perché si rompono molto facilmente, molto. Invece questo qui è un bel pack anche appunto da tenere in borsetta per viaggiare e è davvero molto valido appunto per il prezzo che ha. Ci tenevo a farvele vedere vicine. Come potete vedere, le colorazioni si somigliano davvero davvero tantissimo. C'è qualche piccola differenza proprio a livello di percezione di colore. Ora poi comunque vi farò anche vedere gli swatch e dagli swatch comunque capirete che è veramente minima la differenza. L'unica cosa appunto che manca nella palettina di W7 è lo specchio, che invece nella Naked Basics c'è. Questi qui sono gli swatch della palette di W7. Come vedete sono super pigmentati, anche i colori più chiari, e veramente sono poco polverosi. Devo dire che comunque la Naked Basics rispetto anche alle altre palette di Urban Decay risulta essere un po' più polverosa. Quindi paragonata appunto a un dupe che è leggermente polveroso, io la differenza la noto veramente pochissimo. E niente, questi qua appunto sono gli swatch. Questi qua invece sono gli swatch della Naked Basics. Come potete vedere, non ci sono sostanziali differenze, anzi, io trovo che gli ombretti chiari, quindi quello che tende un po' al rosino e al giallino, scrivano nettamente di più nella W7. Una differenza, se voglio essere un po' pignola, è che il primo colore, che appunto è quello shimmer, è decisamente più shimmer nella Naked Basics rispetto appunto a quella di W7. Ma come potete vedere, veramente i colori si equivalgono. Questo video, quindi, ci tenevo a farvi vedere una valida alternativa della Naked Basics, che comunque è super comoda, compatta, pratica da portare in giro, però comunque per 6 ombretti viene pur sempre quasi 30 euro, che non è proprio poco. Questa qui appunto è ottima a livello di pack perché potete stare tranquilli che non si rovinano, non si rompono gli ombretti, i colori come avete visto si equivalgono, anche la qualità secondo me è veramente ottima della W7. Io gli ombretti li uso sempre, sia che siano Urban Decay, sia che siano della marca più low cost che esiste, sempre con il primer. Quindi probabilmente anche questo non mi fa notare queste grandissime differenze. Sono gli ombretti, come vi ho detto, della W7, leggermente polverosi, ma c'è da dire che anche la Naked Basics rispetto alle altre palette Urban Decay, a mio avviso, è più polverosa, un bel po' più polverosa. Quindi ancora di più non noto questa grandissima differenza. E io spero che questo video, insomma, vi sia stato utile, perché appunto magari se siete ancora alle prime armi, magari non vi convince al mille per mille la Naked Basics prima di spendere 30 euro,
ne potete spendere 3,50 euro a provare, vedere insomma se vi piacciono i colori e quanto insomma la potete sfruttare e niente. Spero che questo video vi sia stato utile, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo. Ciao ragazze!